Se sei un cinefilo rompicoglioni, hai condiviso una di queste immagini sui tuoi social almeno una volta. Madò, guarda questa inquadratura com'è estetica. Sicuramente un riferimento all'ultima cena. In effetti è vero, il cinema ha sempre preso ispirazione da tutte le arti visive, specialmente la pittura. Però, ecco, pensandoci, perché le opere d'arte citate nei film sembrano essere sempre le stesse? Beh, alcune opere appaiono spesso nel cinema perché hanno una composizione che funziona a livello fotografico, altre invece vengono citate per riproporre una precisa atmosfera e sensazione, come le scene di Hitchcock basate sui quadri di Hopper. Ma la ragione principale credo sia la riconoscibilità dell'opera. Pensa solo a quante volte abbiamo visto La Gioconda, in qualsiasi tipo di film, dai Minions a Glass Onion. Io sarò un po' più cattivo. Usare opere iperfamose può anche essere un modo per accalappiarsi un certo tipo di pubblico un po' più facilone, che magari pensa, Van Gogh, e il fatto che l'ho riconosciuto mi rende meglio degli altri. E tu che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti.